Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, nuova puntata del Salotto del Calcio. Come molti di voi sapranno, stasera abbiamo l'onore di avere un grandissimo ospite, davvero, che farà parte del nostro team per queste due ore, ma io non voglio anticiparvi troppo, vi dico soltanto che è un ex calciatore, un vero e proprio baluardo per la squadra viola, lo è stato dal 2005 al 2011 con numerosissime presenze, ma non vi voglio svelare troppo, lascio questo compito di presentarvi chi è l'ospite misterioso di questa sera alla nostra copertina. Partita stupenda, è stato determinante. Eccolo qua, Sebastian Frey, 175 incontri con la maglia viola, un grande applauso per lui, ma in realtà molte di più le presenze in Serie A che ti hanno reso praticamente uno dei calciatori stranieri che ha rappresentato comunque le squadre italiane nel campionato maggiore, perché sono 446 incontri, se non sbaglio, quelli a cui hai preso parte, quindi davvero un onore averti qui questa sera e benvenuto. Beh, grazie. Vi ringrazio anche per il bellissimo video, cioè, che mi ricorda un'emozione particolare, momenti particolari, quindi sono molto contento di essere qua con voi stasera. Noi siamo felicissimi, sì, poi ovviamente nel corso della puntata ne approfitteremo per chiederti anche un po' di curiosità, qualche aneddoto, e parleremo tanto anche della tua carriera e di quello che pensi di questa Fiorentina, perché quest'anno finalmente, insomma, un campionato molto bello, quello della squadra di Vincenzo Italiano, che però ogni tanto inciampa un po' come nell'ultima settimana. Sicuramente appunto ne parleremo nel corso della puntata, ne parleremo anche insieme come sempre al nostro giornalista sportivo Marco Mordini. Buonasera a tutti, ben trovati, e sono veramente felice di essere qui accanto al nostro Seba Frey. Bene, poi come sempre abbiamo altri ospiti, c'è il nostro Marco Turetta, del collaboratore della pasticceria Delizia, ben ritrovato Marco. Buonasera, grazie a tutti. E al tuo fianco vedo anche schierato il mister Daniele Innocenti. Buonasera a tutti. E seguiremo anche il posticipo della Serie A, perché sono in campo Sassuolo e Juventus, lo faremo questa sera insieme a David Fabri. Ciao a tutti, buonasera. Davide, ti occuperai anche di ricevere i messaggi che i nostri telespettatori vorranno mandarci, le loro domande, le loro osservazioni per quello che sta succedendo in campo e anche in merito appunto alla Fiorentina. Parleremo anche del campionato di Serie A in generale, perché si sta avviando alla conclusione. Allora iniziamo subito facendo l'analisi di questo mini tour de force della Viola, che non ha dato i risultati sperati, soprattutto nell'ultima partita, quella contro la Salernitana. Allora parto da te, ti posso chiamare Seba, sì, dai, ormai. Assolutamente sì. Ecco, cosa manca alla Fiorentina di quest'anno per riuscire a fare, diciamo, delle partite di alto livello con tutte le squadre che incontra? Abbiamo visto match molto belli, alternati a prestazioni un po' deludenti. Sì, non manca tanto, perché devo dire che quest'anno la Fiorentina sta facendo un buon campionato.
di livello strutturato, abbastanza lineare. Ovviamente quello che manca a oggi sarebbe un po' di continuità, perché andiamo a vedere la partita contro la Salernitana. Era una partita comunque, lo sapevamo, pericolosa, perché la Salernitana arrivava a due vittorie consecutive, quindi moralmente molto forte. E dispiace, perché comunque andiamo a vedere gli altri risultati, sarebbe stata l'opportunità di, insomma, di andare ancora più su e mettersi un po' più al sicuro. Quindi ovviamente tutto da giocarsi ancora, ma sono fiducioso, perché questa Fiorentina mi piace. Questa Fiorentina oggi possiamo dire che ha un'identità di gioco, quindi penso che l'obiettivo in assoluto è di tornare in Europa. Poi ovviamente se devo, non dico punzecchiare o dire, magari vedo che nonostante stia giocando bene, comunque è una Fiorentina che piace, a oggi potrei, o soprattutto se dovesse andare in Europa, potrebbe mancare un bomber, un vero bomber, un Girardino esattamente di area di rigore, che comunque te la butta lì quando c'è bisogno. Però insomma, io la Fiorentina a vedere giocare oggi a me piace. Ti convince come squadra? Il mister ha fatto un lavoro eccezionale, perché comunque non è cambiata moltissimo nell'organico rispetto all'anno scorso, però sono cambiati i risultati, quindi segno che comunque il mister pesa molto. Sono cambiati i risultati, sono cambiate le prestazioni di tanti giocatori, anche che probabilmente in stagioni precedenti gli mancava un po' di fiducia. Potrei nominare un Castrovilli, che poverino si è fatto male. Gli faccio un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione, perché l'ho visto veramente bene questa stagione, un ragazzo che ha qualità, gliel'ho detto, un ragazzo che per me si deve prendere la Fiorentina in mano, e lo vedo sereno, lo vedo proprio sereno in campo. Ma possiamo parlare anche di altri giocatori, ho nominato lui perché insomma è un giocatore che ha classe, che ha talento. Tutti noi ci siamo aspettati delle prestazioni che erano un po' di alto e basso in questi anni, invece questa stagione lo vedo proprio sereno e lo vedo continuo, sempre positivo, delle prestazioni importanti, e vuol dire che l'allenatore probabilmente a livello psicologico ha fatto un grande lavoro. Hai detto bene che siamo migliorati, insomma, l'anno scorso l'Italiano ha fatto un grande lavoro su certi tipi di calciatori, da Duncan a Biraghi, Castrovini, insomma ce ne sono diversi che anche l'anno scorso non giocavano bene. L'unica cosa, a volte si va un po' a cercare il pelo nell'uovo. Noi l'abbiamo detto tante volte nella nostra trasmissione, anche tutto questo è andato bene fino ad ora, però molte volte nelle partite, diverse partite, questo cambiare in continuazione, secondo te, noi dicevamo 5-6 settimane fa, se l'identità di una squadra è quella, portare avanti per un finale di campionato buono, e questo cambiare a volte può danneggiare a volte i ruoli. Assolutamente, è un'arma a doppio taglio. Io credo che a livello psicologico fa tanto bene a tutti i ragazzi, perché tiene sul filo del rasoio tutti, tiene coinvolto tutti, quindi sono tutti presenti e concentrati per questa Fiorentina e per raggiungere insieme questo obiettivo, che è tornare in Europa. Ovviamente ci sono dei ragazzi che sono più o meno pronti, e l'abbiamo visto nelle ultime partite, magari i ragazzi che giocano meno in un momento così delicato, insomma bisogna farsi trovare pronto, e a volte non è semplice. Ha cambiato anche dei ruoli, perché specialmente con lei, con la Juventus, Iconé era fuori dal suo ruolo, insomma c'è due o tre ragazzi che sono stati messi anche fuori ruolo. Infatti il primo tempo la Salernitana l'abbiamo sbagliato, certi ruoli con la Juventus li abbiamo sbagliati, poi ne paghiamo le conseguenze e poi recuperiamo, e a volte però non basta. Sì, andando a parlare della Salernitana, insomma l'abbiamo visto tutti, penso che è stata una delle prestazioni più negative questa stagione, una partita dove la Fiorentina non è proprio entrato in partita alla fine, perché con le qualità che ha penso che aveva l'opportunità di mettere sotto la Salernitana, e alla fine lo sai che giochi contro una squadra che era mezza morta e oggi comunque sta risuscitando, ci sta credendo. Insomma ieri sera colgo l'occasione, mi ha chiamato dopo la partita il nostro amico Frank, e quindi abbiamo grande parlato lui. Un po', sì, no, lui
prescindere, era contento del risultato e mi ha detto: mi dispiace che questo risultato sia avvenuto contro la Fiorentina, perché a Firenze voglio bene a tutti, quindi mando il saluto da parte di Frank a tutti i tifosi fiorentini che ricordano con grande affetto, senz'altro. Abbiamo perso 9 punti con le squadre di bassa classifica, Venezia, Salernitana ed Empoli anche. Sono partite, l'Empoli hai visto, uguale, sì. Ci sono squadre con Napoli, Luciano Spalletti. Non siamo gli unici. Non è facile interpretare delle partite del genere, perché a volte pensiamo anche inconsciamente di sottovalutare la partita, insomma sono sotto, noi siamo più forti, giochiamo meglio. Se ti mettono sotto il punto di vista della pressione anche a livello fisico, vedi come a Salerno vai in difficoltà. Siamo andati in difficoltà. Quanto pesano le assenze dovute agli infortuni? Perché comunque ora stanno mancando alcuni elementi del centrocampo importanti, Castrovilli che hai citato prima, ma anche Torreira che comunque dovrà star fuori per qualche settimana per questa piccola lesione all'addome. Almeno 15 giorni. 15 giorni quantomeno. Sicuramente un po' scombinano i piani di Italiano. Sì, 15 giorni saranno 3 partite, no? Perché ci sono 3 partite adesso. C'è anche il recupero con l'Udinese. Esatto. Insomma, Torreira, ti dico con sincerità, è un elemento che secondo me è un'assenza che peserà, perché è un giocatore veramente che lo conoscevamo, però è arrivato a Firenze, si è preso in mano la squadra a livello caratteriale, a livello di leadership, mi ha proprio fatto una grande impressione e io penso che lui col suo carisma riesce un po' a centrocampo a rimediare, a chiamare, a organizzare tutto, quindi potrebbe pesare l'assenza. Castrovilli è un ragazzo che stava facendo tanto bene, mi dispiace perché ovviamente dietro c'è la Fiorentina, poi c'è anche il Mondiale, ci sono tante cose che però io mi sono permesso di mandargli un messaggio perché ci scriviamo, insomma ci sono passato anch'io appunto. E alla fine dopo un infortunio comunque ho fatto le più belle stagioni della mia carriera, quindi insomma gli ho detto: ciò che non ti uccide ti rende più forte, quindi insomma mi auguro che torni presto, il prima possibile, nelle migliori condizioni e per aiutare la Fiorentina, chissà quando ritornerà, magari la Fiorentina sarà in Europa, perché speriamo. Ci manca da troppi anni ormai. Contro la Juventus avevamo un compito molto difficile, quello di cercare di centrare il passaggio alla finale di Coppa Italia, obiettivo che purtroppo è sfumato. Qui ovviamente ti vado subito a chiedere la tua opinione sul gol di Bernardeschi, hanno fatto un po' una mezza frittata, un po' un patatrack. Parecchia frittata. A chi attribuisci di più la colpa, Dragoschi o Biraghi? Ho visto purtroppo, sai, quando vedo un collega, poi tengo a sottolineare che ho parlato con i 3 portieri, sono ragazzi straordinari, si stanno aiutando tutti a vicenda, c'è veramente un respiri qualcosa di positivo e questo mi fa tanto piacere perché, sai, Drago comunque è passato da titolare a secondo portiere, psicologicamente non è facile e a volte non va sempre così nello spogliatoio, magari potrebbe diventare ombroso o un po' polemico, invece è un ragazzo straordinario, quindi questo gli fa onore. Per l'episodio della Juve ovviamente è stato un errore, quello sì, è un errore di valutazione se posso, non dico prendere le difese, perché non quando c'è un errore bisogna accettarlo e bisogna analizzare, ovviamente è una lettura della situazione che sicuramente giocando poco purtroppo può succedere, perché sono valutazioni che con il giocare prendi confidenza con la palla, con l'avversario, insomma anche con l'area di rigore, giocando poco ovviamente probabilmente si è perso un po' questa cosa qua e si vede, perché insomma nell'uscita vediamo proprio che pensa di arrivarci, invece gli manca un pezzo. Purtroppo poi dietro c'è stata tutta la conseguenza. Mi dispiace per lui perché psicologicamente non ci voleva, anche se ovviamente io non voglio dire la Fiorentina non ha perso per colpa di Dragoschi. Ok? Io penso che andiamo a analizzare le 2 partite, quella in casa, la Fiorentina è stata nettamente superiore alla Juve, questo è il mio punto di vista, vero, in casa. Vero. Siamo stati sfortunati perché abbiamo preso un autogol veramente sfortunato, quindi parti con un vantaggio anche a livello psicologico, sapendo che avevi giocato meglio, sai bene che vai a Torino, comunque loro hanno l'esperienza, sanno gestire le situazioni e poi alla fine, insomma,
era bello sognare di poter pensare di arrivare in una finale battendo la Juve in semifinale, sapendo insomma la storia tra Juve e Fiorentina. Non è successo, comunque io penso che dispiace, però bisogna girare a svoltare pagina subito. C'è un obiettivo ben preciso, ripeto, che è riportare il colore viola in Europa. È tutto molto fattibile e quindi si devono focalizzare e concentrare su questo. Poi per ritornare a Drago, insomma, mi dispiace, però alla fine vedi, è un ragazzo sicuramente che si rimette in discussione, avrà analizzato, lavorato. C'è comunque Pietro che penso ha ripreso il suo posto giustamente e sta facendo bene, quindi fino a fine stagione io credo che siamo messi bene e ripeto, l'importante prima di parlare del futuro di Dragoschi, di Tizio, Caio è raggiungere questo obiettivo, certo. Poi ognuno farà le proprie valutazioni. È molto importante, esatto. Sia economicamente e esatto. Poi riportare Fiorentina in Europa. Diamo la linea alla pubblicità per qualche minuto e poi torniamo qui al Salotto del Calcio, tra poco. Riprendiamo con la nostra diretta del Salotto del Calcio, andiamo subito a scoprire cosa sta succedendo intanto sul campo tra Sassuolo e Juventus, quindi chiamo in causa il nostro Davide. Sì, ecco, una partita tra l'altro che sta conducendo benissimo il Sassuolo, che è appena andato in vantaggio con Raspadori, sta giocando molto meglio il Sassuolo, la Juventus, va detto, ha avuto un sacco di occasioni prima di questa azione molto prolungata dall'altro che ha portato Raspadori con un filtrante verso la porta e ha castigato appunto Szczęsny. La Juventus ha avuto soltanto un'azione interessante con Dybala, per il resto è dominio del Sassuolo che sta giocando veramente bene. Ricordiamo che la Juventus tra l'altro sta giocando senza Vlahovic in questo momento. Si sta e magari entra dopo. Sì. E invece per quanto riguarda i messaggi dei nostri telespettatori, cosa puoi dirci, Davide? Allora, innanzitutto arrivano tantissimi complimenti al nostro ospite, a Seba. C'è un messaggio che dice: grande Seba, portiere del mio cuore. Poi Seba, ci vorresti te a guidare la difesa anche ora, Fabrizio D'Avernio. Poi Seba, a Firenze siamo ancora alla ricerca di un portiere del tuo livello, grande. Insomma, tantissimi complimenti per te. Beh, questo era inevitabile perché comunque i tifosi viola ti portano nel cuore, te lo hanno dimostrato anche l'ultima volta che sei stata allo stadio poche settimane fa, hanno subito intonato il coro, insomma, a te dedicato. Famoso. Questo coro è diventato la storia. Ormai è nella storia della Fiorentina. Ormai. Sì, sì. E, dicevamo che appunto il Sassuolo è passato in vantaggio e questa disposizione della Juventus si ricorda un po' anche quella che ha adottato contro la Fiorentina, molto chiusa, molto attendista, però il Sassuolo tira molto di più verso la porta rispetto a quello che ha fatto la Fiorentina. Sassuolo sta, insomma, fino adesso sta mettendo sotto la Juve, vedo che hanno avuto molto più occasioni. Se posso sottolineare comunque il gol preso dalla Juve sul primo palo di Szczęsny, un po', sì. Insomma, un po' così, diciamo. Però obiettivamente il Sassuolo sta giocando bene e sta gestendo bene questa partita. La Juve è in difficoltà adesso. E ora adesso anche sotto di un gol, quindi... Tra l'altro segnalo l'assist di Berardi, sì? Che è di tacco, quindi per mettere in porta Berardi. Ecco, un colpo di classe. Andiamo ad ascoltare anche le parole di Biraghi del post partita, così poi le analizziamo insieme in studio. Sì, non siamo partiti benissimo, abbiamo sofferto un po' i loro minuti iniziali, dove sapevamo che sarebbero partiti forti con l'aiuto del pubblico e li abbiamo un po' sofferti troppo, perché più che altro era una situazione che sapevamo che poteva accadere e potevamo gestire in maniera diversa. Poi abbiamo preso la partita in mano, come ci capita spesso, però quando poi vai sotto è sempre difficile riprenderla. Poi si è riusciti a riprenderla, poi purtroppo l'unica volta che sono entrati in area nel secondo tempo abbiamo preso gol. Cosa è mancato secondo te da capitano? Ah, se facciamo un buon approccio e non subiamo la loro foga iniziale e non prendiamo gol, poi una volta presa in mano la partita siamo anche più tranquilli nel poter fare gol, perché sappiamo che comunque siamo in parità e possiamo con calma col nostro gioco arrivare ad avere l'occasione. Bisogna forse adesso, no, fare un po' tesoro di questo stop e ributtarsi già da mercoledì nella prossima gara. Sì, è normale che oggi siamo delusi, però bisogna ripartire, non bisogna fare un dramma,
dobbiamo analizzare gli errori come facciamo sempre anche quando vinciamo e ripartire da domani con l'entusiasmo che ci ha contraddistinto in questi tempi. Ecco, queste le parole del capitano Viola, appunto un ragazzo che era stato molto contestato l'anno scorso, quest'anno scelto come capitano, quindi un ruolo non semplice, che però sta facendo un campionato sicuramente di livello maggiore rispetto a quello dell'anno passato. Marco, a me quello che mi ha turbato un po', ma semplicemente perché lo dicevo un po' da diverse settimane, ha detto con calma, poi possiamo giocare. Questa calma che effettivamente contraddistingue un po' tutte le nostre azioni, cioè partiamo con molta calma e ci mettiamo tanto ad arrivare dall'altra parte del campo. Questo sicuramente sì. Mi sembra si sia concluso la partita con il 72% di possesso, sì, facciamo, palla per la Fiorentina, inutile. Secondo me un po' troppo tiki-taka cerchiamo di fare, però insomma si vede la serenità dei ragazzi, si vede anche dalla sconfitta. Abbiamo forse, probabilmente nel miglioramento che abbiamo durante l'anno, abbiamo fatto durante l'anno, perché lasciamo perdere i due anni passati, ho visto anche un miglioramento di Biraghi, che è molto attaccato alla maglia nonostante le critiche, è molto migliorato anche nei cross, molte volte vedevamo dove andavano i cross negli anni passati. Però bisogna cercare poi di migliorarsi e cercare di regalare meno primi tempi, a volte anche secondi tempi, ed è quello che deve fare. Poi questo penserà poi la società insieme all'italiano, che oggi ho visto una notizia clamorosa, che buttare benzina sul fuoco sempre, ora sì, dal primo al 15 di giugno c'è questa clausola che andrebbe via 10 milioni di euro, insomma facciamo un po' finita, c'è un finale di campionato incandescente che per noi, eccoci, uno pari, hanno pareggiato. E con Dybala ha pareggiato lei, questa notizia, comunque andiamo avanti. È un finale di campionato incandescente dove per noi è fondamentale andare in Europa. E andare in Europa quest'anno vuol dire anche migliorarsi come società, perché poi con Burdisso, io sempre, meno male, c'è San Burdisso, che ha portato un miglioramento alla squadra, bisogna la società, piano piano, con i soldini in mano che ci sono, di Chiesa, di Vlahovic e tutto, cercare di migliorare la rosa e cercare di arrivare ancora più sui campionati, perché la Fiorentina si merita di stare almeno nelle prime sei fisse, poi ogni tanto fare il salto nel Champions, quando ci riuscirà un'altra volta di fare un giro, e cercare di smettere di vendere i calciatori migliori, perché se andiamo a analizzare tutti quelli che sono stati venduti a quest'ora, Fiorentina aveva Champions, coppe, scudetti, ma si parla da tempi di Passarella, Baggio, Berti, Massaro, Galli, insomma ce ne sono stati tantissimi fino ad arrivare poi ai nostri, insomma, da Toni, Muto, insomma un po' tutti questi, Gilardino, tutti questi anche altri. Frey l'hanno mandato via. Questo poi lo analizziamo dopo, infatti lo lasciamo un po' da parte, perché poi quando parleremo poi la tua idea analizziamo anche questo. Grosso perdita anche qualcosina. Però fondamentale è questo, prima migliorarsi e cercare di regalare meno punti possibili, e cercare di vincere le partite, specialmente con le squadre di bassa classifica, è sempre difficile vincere con loro. Passo da un Marco all'altro, perché Marco, chiedo anche a te in merito appunto alle parole di Biraghi, giustamente ha detto dobbiamo subito concentrarci per quelli che sono i prossimi obiettivi, perché adesso gli impegni sono davvero ravvicinati, sì. Quindi dobbiamo assolutamente sfruttare la compattezza dello spogliatoio e cercare di portare a casa quanti più punti possibile. Certo, no, il campionato comunque vada, è stato un bel campionato rispetto agli ultimi due anni precedenti, però visto come l'appetito viene mangiando, l'occasione era buona, perché la Salernitana veniva da un campionato mediocre, anche se aveva fatto due vittorie consecutive. L'unica cosa che a me dispiace, che a volte non riesco a capire, e chiedo aiuto a Seba, quando sento dire ma quella squadra lotta per retrocedere ha qualcosa in più. Lascerai anche dell'obiettivo di andare in Europa. Come mai la squadra che lotta per retrocedere ha sempre un qualcosa in più di quelle che lottano per l'Europa? Che mi ricordo, per dire, la partita di Seba è stata venuta bene, Genoa-Fiorentina, quel famoso Genoa-Fiorentina. Sì. Che perdevamo 3-0, la drizzavamo poi 3-3 contro il gol di Mutu, contro la tripletta di Mutu, ci portò in Champions League. Forse a questa squadra chiede anche a sé, manca proprio un leader, manca proprio quello che prenda la squadra per mano. Ma io sinceramente, tornando a parlare di Torreira, io vedo un po' un leader in campo,
Dipende cosa significa essere leader, se uno che magari urla, alza la voce, probabilmente oggi a Firenze non c'è, ma perché sono tutti dei bravi ragazzi, quindi è anche una cosa positiva. Tornando alla partita Genoa-Fiorentina, eravamo due squadre che lottavamo per la Champions League, quindi lì c'era un obiettivo ben preciso che era arrivare sopra. Lo sapevamo che era una partita, quella della Salernitana, complicata, hai visto il pubblico comunque, anche lì comunque non è semplice, e ritorno a dire le parole di Biraghi, loro probabilmente sono partiti un po' così pensando che la partita si sarebbe comunque sviluppata con calma, invece sono stati calcisticamente aggrediti. E io ti domando una cosa, Seba, lì sta l'allenatore motivare, stimolare, non far abbassare? No, ovviamente poi come avete visto tutti, comunque le analisi oggi dicono che abbiamo tanto possesso di palla. Sì. Possesso di palla vuol dire che comunque partiamo sempre da molto basso per cercare di sviluppare e andare avanti con. Questo penso è un'evoluzione del calcio, oggi si vede tanto. Io mi piace e mi piaceva magari avere un po' meno possesso palla, però andare a giocare nella metà campo avversaria, perché vuol dire che c'è più concretezza, certo. E sicuramente questo, per quello che riguarda me, arrivare al tiro, esattamente, interessava di più magari avere meno possesso però avere più occasione da gol, sì. Perché comunque costruisci in avanti da metà campo in su per arrivare alla conclusione. Partendo dal basso, come abbiamo visto spesso, abbiamo visto anche il Napoli. Poi ti aggrediscano. Esattamente, parti sempre da tanto basso, basta un passaggio sbagliato e si ritrovano davanti alla porta. Sì, quindi sì, questo. Io voglio fare le partite, forse l'Empoli, dove Terdacciano toccò 72 volte il pallone con i piedi. Esatto. Ma abbiamo visto anche il Napoli, hai visto Meret, purtroppo ha fatto un errore. Sì. Però lì andiamo a forzare, secondo me, le giocate. Giocare a me piace, nel senso, e mi sta bene. Però c'è giocare e c'è rischiare. Ore troppo. E c'è rischiare. Per me i portieri adesso vanno troppo a rischiare. Ma guarda, è una cosa che ho chiesto anche a Pietro, a Terracciano. Gli ho detto scusa, perché contro l'Empoli ha rischiato dopo un quarto d'ora, mezzo intreccio, che è andata bene per fortuna. E gli ho detto scusa, ti posso fare una domanda, Pietro? Ma lo fai te di tua spontanea volontà o comunque l'allenatore te lo chiede? Lui mi ha risposto, l'allenatore me lo chiede. E lavoriamo tantissimo durante la settimana su questa tipologia di gioco, quindi ovviamente lui rispetta quello che gli chiede l'allenatore, però a volte vedo che vanno comunque a rischiare. È rischioso perché vedi che ti aggrediscono sulle fasce. Oggi il passaggio del portiere, comunque, se tu vai a vedere, passa tanto così, sempre dall'attaccante, sempre, cioè, sono dei passaggi che io penso i fiorentini in tribuna a volte il sospiro è disiluso. Esattamente, il respiro viene a mancare per frazioni di secondi. Che poi è sempre un passaggio al difensore, ti aggrediscono sulle fasce, poi sei costretto poi a lanciare via il pallone. Giocare è bello, noi ci sono stati degli anni, se mi posso permettere, dove giocavamo meno perché ci mancava un giocatore per questa cosa qua. Invece abbiamo avuto un anno Liverani, io penso grande che visione di esattamente gioco. Una visione grande di gioco, straordinaria, e con lui ci potevamo permettere di giocare. Era penso una delle poche stagioni dove io da calcio da rimessa dal fondo cercavo una palla centrale. Lui sapeva già dove buttare il pallone appena l'aveva. Esattamente, quindi se hai questa tipologia di giocatore, un Pirlo, un Pizarro aveva quella tipologia di qualità, ti puoi permettere di. Sì. Per me oggi la Fiorentina non so fino a quanto si può permettere da veramente andare a cercare, da ripartire da così basso e a cercare, come dici, il tiki-taka per arrivare là sopra. Non è il Barcellona che riesce a volte. Barcellona nascono così. Noi in Italia c'è stata un'evoluzione, comunque bisogna dire le cose come stanno, perché io finché ho giocato non c'era. Si vedeva in Spagna tanto questo. Poi adesso in Italia comunque lo chiedono tanto e in un certo verso mi sta bene, però io vedo che a volte vanno a rischiare, vanno a cercare la giocata veramente pericolosa. Ma sono errori continui tutte le domeniche. Ma tu vai a vedere in tutte le squadre, metti in difficoltà i portieri, lo metti in difficoltà, che poi
la bischerata viene fatta e non c'è niente guarda da fare. Guarda l'errore di Merret, uguale, passare dentro il passaggio, aspetta, l'attacca, ma abbiamo visto in Inghilterra anche. Sì. Donnarumma. Ma non hai detto niente di quella di Empoli che poi l'hanno annullato. Esattamente, ma anche lì... Cioè, per me è rischiare troppo quello, io andrei a giocare se si può velocemente, l'obiettivo è partire dal basso, qual è l'obiettivo? E cercare di arrivare il prima possibile di là. Certo. Giusto, questo è il concetto. Certo. Fare 60 passaggi della nostra metà campo, non ha senso. Cosa ti porta? Molte volte con Toni si cercava il passaggio lungo, ti ricordi? Sicuramente, passaggio lungo. Avere un Luca Toni oggi nella Fiorentina di oggi sarebbe un grande vantaggio, perché se in difficoltà la butti su, ci pensa lui, la squadra sale di 30 metri e sei già là. Come quando c'era Riganò, anche con Riganò veniva fatto un gioco del genere. Uguale. Così credo sia un rischio continuo e metti difficoltà sia la difesa e il portiere. E poi il problema è anche che comunque ci proviamo poco, tiriamo poco verso la porta. Daniele, io ho notato che ultimamente, insomma, la Fiorentina, se guardiamo il numero di tiri in porta, scarseggiano, sembrano quasi essere un po' intimoriti e cercare per forza di finalizzare magari un cross con un colpo di testa, però non si vedono molti tiri da fuori. Guarda, su questo io ho una mia idea, vista la Fiorentina delle ultime giornate. Allora, noi abbiamo affrontato Inter, ok, grandissima partita, niente che ci dava gli spazi per poter ripartire, che ci venivano ad attaccare, fanno gioco e ti danno spazio. Abbiamo fatto con Napoli, abbiamo fatto bene, siamo ripartiti 3, 4, 5 volte e abbiamo fatto bene. Però quando troviamo una squadra grande come la Juve che gioca da provinciale in Coppa, purtroppo facciamo un possesso sterile veramente, di 70 minuti senza arrivare in porta, perché comunque non abbiamo alternative, non abbiamo giocatori che trovano alternative. Facciamo tanto possesso palla, però una squadra chiusa, Venezia, Salernitana, sì, purtroppo noi andiamo in difficoltà perché non abbiamo il centravanti d'aria, non abbiamo soluzioni, abbiamo poche soluzioni, quindi diventiamo secondo me un'ottima squadra quando troviamo le squadre che si scoprono leggermente o che andiamo in vantaggio e se devono scoprire, ma altrimenti la Fiorentina più o meno, quando troviamo squadre chiuse, abbiamo poche idee. Scardinare. Quindi difficile. Facciamo tantissimo possesso palla per quello. E purtroppo in avanti abbiamo pochissime alternative. Sì. Io vedo il gol del Sassuolo stasera, per dirti. La Juve era chiusa come con noi, però hanno fatto uno scambio in aria, uno o due sono andati. Molto probabilmente hanno qualche giocatore davanti, offensivamente parlando, di categoria superiore. E sono, secondo me, più preparati a questo. Noi in questo momento no. Noi davanti veramente abbiamo giocatori tipo Cabral, che comunque sta venendo fuori, però non è un giocatore, un bomber d'aria. Abbiamo Iconé, che non è una punta, lo puoi far giocare davanti ma è un esterno. Abbiamo Saponara, un esterno. Quindi fondamentalmente non abbiamo quell'uomo di aria e ci troviamo in difficoltà e facciamo tanto possesso palla. Ma sicuramente il bomber di razza, ha ragione Daniele, secondo me ti manca ora. Ci fermiamo ancora per qualche minuto, vi fermo perché dobbiamo dare la linea alla pubblicità, ma torniamo tra pochissimo, quindi mi raccomando restate con noi perché tra poco facciamo il punto anche su tutta la Serie A. Riprendiamo allora con la nostra diretta, nuovamente torniamo a parlare e questa volta lo facciamo per quanto riguarda il campionato a 360 gradi e quindi ovviamente lo facciamo anche con un occhio rivolto a quella che è la posizione della Fiorentina in classifica, perché è una posizione comunque di tutto rispetto e niente è ancora perduto in chiave Europa, anche grazie, l'abbiamo detto anticipatamente, ai risultati delle, principalmente delle romane, che comunque hanno perso, l'unica che ha fatto punti è l'Atalanta, però è un pochino più attardata. Sicuramente diventa decisivo lo scontro, il recupero contro l'Udinese, una partita che forse sarebbe stata facile se fosse stata affrontata nella data in cui era prevista, ma che in questo momento è tutt'altro che semplice. Seba, un parere su questo match e anche in chiave Europa, considerato appunto le posizioni delle avversarie. Beh sì, sicuramente sarebbe stato meglio aver giocato contro l'Udinese con tutti i titolari a disposizione, quello sì. Oggi purtroppo ti mancano qualche giocatore importanti, però ripeto, io penso di partite facili da qui alla fine del campionato non ce n'è una, a cominciare dall'Udinese, poi sappiamo c'è il Milan, la Juve, c'è la Roma. La Roma, la Sampdoria che si gioca anche lei la salvezza, quindi vedrai che saranno partite
delicate da preparare e da affrontare. Io rimango fiducioso perché, ripeto, ho visto questa stagione una bella Fiorentina, perché non tornare in Europa? Insomma, la Fiorentina ha un obiettivo, quindi si giocherà tutto fino all'ultima giornata, sperando di recuperare qualche pezzo anche che possono aiutare e dare un contributo a questo fine campionato delicato. Per lo scudetto, chi vedi? Volevo anch'io. Chi vedi più adatto? Ora l'Inter si è ripresa, sorpresa Milan. Guarda, anche lì sarà una bella battaglia e non sottovalutiamo questa Juve che era partita veramente dal basso, ma verrà lì a rompere le scatole fino alla fine. Io penso che, perché sono abituati a star su loro, sono abituati a gestire queste finali di campionati là sopra, quindi loro andranno a rompere le scatole un po' a tutti. Sai, da ex interista, se devo sceglierne una, mi piacerebbe vincesse l'Inter il campionato, perché comunque c'è un legame con la squadra nerazzurra. Sarei veramente curioso di vedere cosa succede se il Napoli per caso dovesse vincere il titolo, giù diventa una festa nazionale, quindi anche quello sarebbe bello sognare e dire, vedere cosa succede. Però penso che il Napoli a lungo termine in questi ultimi mesi non sarà in grado di gestire Empoli, esatto. Poi vedi la sconfitta dell'Empoli, di una sconfitta così adesso hanno rimesso in discussione tutto. Spalletti rimesso in discussione, sì, il giocatore subito in ritiro, è colpa mia, è colpa tua, e si capisce che ora il Napoli non è sereno e probabilmente psicologicamente sono molto più favorite il Milan e l'Inter in questo momento, quello sì. Ti aspettavi un impatto diverso di Mourinho sulla Roma? No, Mourinho, ragazzi, io ho la mia opinione perché non mi ha mai allenato, però tanti compagni e scompagni che l'hanno avuto. Mourinho è un fenomeno, ha una leadership tale che comunque ha iniziato male il campionato, sì, vi ricordate, è partito Roma, tutto sì. Male. Lui è stato comunque in silenzio, piano piano, stranamente non ha fatto polemiche nella prima parte del campionato e poi ha imposto il suo gioco. Oggi la Roma sta giocando comunque bene, molto ha un bel migliorata, gioco. Molto migliorata. Esattamente, e per me Mourinho è sempre stato un grande, è uno dei più grandi allenatori sia in campo, ma comunque lui ha una gestione del gruppo, della squadra, sempre mettersi, esatto, si mette lui in avanti, prende tutte le polemiche addosso per far lavorare bene, e oggi sono pochi allenatori al mondo che lo fanno, e lui lo fa da più di 10 anni, quindi questo gli va dato veramente merito. Sicuramente se gli prendono, come poi lui vorrebbe, quei due o tre pezzi, la Roma può ritornare a livelli altissimi, esatto, con lui sì. Esatto. Daniele, è molto interessante anche la lotta in chiave salvezza, perché si è rivoluzionato tutto con l'ultimo turno, a partire ovviamente dalla vittoria della Salernitana, ma anche quella del Genoa nello scontro diretto con il Cagliari ha sicuramente rimescolato le carte. Quindi adesso ci sono tante squadre coinvolte, quali sono quelle che rischiano di più? Non avevo mai pensato la Salernitana che facesse un fine campionato così, sinceramente no, è l'unica squadra che mi sta sorprendendo. Il Genoa sì, perché comunque è una società che tutti gli anni ha sempre risolto i problemi negli ultimi mesi, quindi era una squadra secondo me che avrebbe lottato fino a fondo. Il Cagliari lo stesso, perché sono società ormai abituate da anni. Mentre per Venezia sicuramente credo ci sia poco da fare, una squadra l'ho vista che anche peggiorata, in questo momento non ha veramente né morale né una squadra da Serie A, sicuramente di livello inferiore si vede, credo che ormai insomma credo che abbiano mollato, perché sinceramente non vedo possibilità per il Venezia. La Sampdoria, credo che anche la Sampdoria è una squadra che ha più punti, quindi gioca con un po' più di tranquillità, diciamo così, ha un calendario non difficilissimo, però sono convinto che la Sampdoria ne uscirà. Lotteranno Cagliari, Salernitana e Genoa, lì sarà situazione da domenica, chi ha più fortuna, chi sarà più bravo, credo. Volevo dire una cosa riguardo al discorso UEFA, sì. Dal quinto posto all'ottavo, io non farei fuori l'Atalanta, vi dico la verità, perché l'Atalanta c'ha tre partite veramente che potrebbe vincere tutte e tre, con squadre tipo Empoli, mi sembra, Spezia
e Salernitana. Quindi c'è una partita da recuperare anche. Io, e quindi se vince va a 57. Io l'Atalanta la farei come squadra, anzi, la sicuramente quella che ha più possibilità di poter arrivare quinta, per quanto mi riguarda. Anche perché la Roma alzeresti la quota per le altre. Incontrare il Milan, però noi abbiamo da incontrare la Roma, abbiamo da incontrare squadre insomma importanti, la Roma calendario lo stesso. Sì, non secondo me il calendario fare. Dell'Atalanta è un po' più semplice, così, se vogliamo dire. E quindi sono convinto che gli è rientrato Zapata, gli è rientrato insomma diversi giocatori importanti. Quindi con chi è? Con l'Inter dell'Atalanta? Col Torino. Noi emotivamente e psicologicamente il salto per ora è al quinto posto, se vinciamo con l'Udinese vorrebbe dire molto. Certo. La testa dei ragazzi, perché ma diceva vinci, Seba. Sai al quinto posto da solo, e anche se siamo tutti lì a un punto, due punti, tre punti, ma psicologicamente è molto forte questo, dopo la sconfitta che hai subito ora, ritrovarsi in un botto al quinto posto a fronte delle ultime quattro partite in un'altra maniera. Sicuramente risolleverebbe il morale, perché certo, un po' per l'eliminazione dalla Coppa Italia, un po' per questa sconfitta in attesa, insomma qualcosa, un po' di strascichi si faranno sentire. Molto bene l'Empoli invece, che è andata a vincere appunto contro il Napoli negli ultimi minuti, recuperando una partita che sembrava ormai segnata, e tirandosi fuori forse in questo modo anche da qualche rischio, perché stava affrontando un periodo difficile. Marco. Sì, secondo me la partita con il Napoli dell'Empoli è stata condizionata proprio dagli episodi, specialmente quello di Medet. Penso capiti una volta ogni 10 anni un episodio del genere, perché io la partita l'ho vista, il Napoli sinceramente l'ha presa a pallate, sì, 80 minuti li aveva messi lì, alla fine sì. Poi una squadra come il Napoli che lotta per lo scudetto, 7 minuti, 8 minuti ha preso 3 gol mi sembra, 80, sì. 85, sì. 87, logicamente il morale all'Empoli gli è salito, però sono convinto che su quelle classi di partite che se li giocassero 10 volte l'Empoli perderebbe 11. E come diceva prima Seba, il discorso del passaggio ai portieri, vedi, ti condizionano, che se quella palla gli dà una pallonata, la butta via, l'Empoli non fa mai gol, secondo me. Bisogna dare merito, perché le parole che ha detto il presidente Corsi, è una cittadina, Empoli di 45-50 mila abitanti, rimanere a livelli alti, ha segnalato e ha messo il puntino su lei dicendo, è la verità, che la squadra con più italiani in rosa del campionato ha un settore giovanile che l'anno scorso ha vinto lo scudetto con la metà dei soldi spesi dalle grandi squadre, il centro sportivo che poi noi avremo alla però grande. Marco, se ti ricordi, però anche come società viene gestita bene, 6-7 prestiti hanno tutti gli anni e ripartono da zero. Però se ti ricordi anche Empoli Fiorentina all'andata, sì, mai si saremmo pensati se fosse perdere una partita del genere. Scrivete, a fine campionato hanno quei 7, 8, 9 punti trovati, fra virgolette, perché alla fine si sono ritrovati. Io non direi, non dando merito all'Empoli, io direi più che altro è il Napoli che se l'è persa, perché sinceramente perde una partita del genere come noi. Abbiamo persa l'Empoli, noi non l'ha vinta l'Empoli, l'abbiamo persa noi, sono d'accordo perché con te, dobbiamo chiudere prima. Napoli vinceva anche 2-0, quindi 2-0 fino dire, all'ottantesimo. Tra l'altro il Napoli aveva avuto l'esempio di Napoli che aveva sbagliato 50 gol e ha perso 1-0. Cavolo, vinci 2-0, qui vuol dire allora che molto probabilmente hanno mollato mentalmente, c'hai un problema anche di squadra, un problema di carattere, non per nulla il Napoli ogni mollato tanto. La gestione anche la gestione, capito, è quello che fa pensare che oggi un Milan, magari un Inter, voglio pensare una Juve di qualche anno fa, queste partite qua non le perderebbe mai. Questi sono segnali che ti dico, che mi fanno pensare e fanno capire che forse il Napoli arriverà corto, perché questa sconfitta qua comunque pesa su di loro. Tantissimo. Forse non sei ancora una grande squadra, sì. Sicuramente una grande piazza, quello senz'altro. Però vedi, quando è stato, io sono rimasto oltre scioccato un po' dal risultato, perché una squadra che vince 2-0, comunque importante, col campionato importante che fa il Napoli,
la partita finisce così, deve finire così, non deve, considerando il possesso palla, le occasioni, una partita che mai deve perdere. Ma sono veramente preoccupato psicologicamente per loro, perché da lì subito tutti in ritiro, l'allenatore è rimesso in discussione. Paolo De Laurentiis. C'è stata una mezza rissa da quello che ho letto negli spogliatoi. Cioè, fa capire che non si respira tutta sta serenità in questo momento. Spalletti si è messo in discussione. Sì, subito. Esatto. Che è, solo, è difficile. Luciano, non conosco bene Luciano, che parlando, mi ha parlato ieri ai microfoni sia di DAZN che di Sky, insomma. Lo vedi proprio che ha dato una sterzata. Posso anche non far la polemica, ma anche per quello che ci riguarda, è anche uscita la notizia subito: Spallettini a prendere l'italiano. No, assolutamente. Sì, insomma, ce lo lasciate, che noi vogliamo continuare un po'. De Laurentiis, no? Poi dovrebbe pagare Luciano Spalletti, dovrebbe pagare 10 milioni per l'italiano più l'ingaggio, no? Assolutamente. Poi hai detto bene te, De Laurentiis deve essere un'altra cosa. No, De Laurentiis non è anche facile. Come finire con Gattuso. Certo, sì, non è facile. Beh, la parentesi Gattuso anche per noi non è stata proprio... Sì, però gestire, Gattuso però, diciamo, a Napoli aveva fatto un bel lavoro. A me mi sarebbe piaciuto. Quello che non l'abbiamo risolta più velocemente. A me mi sarebbe piaciuto. Anche a me, sì, sono sincero. Sì. Però ecco, considerata l'annata, sicuramente italiano non ce l'ha fatto rimpiangere. No, assolutamente. No, c'è stato le promesse, poi non mantenute, poi qualche procuratore, sappiamo benissimo chi è, ha aumentato prezzi, è normale, la società... L'accordo è saltato. Hanno fatto bene, poi è saltato l'accordo. Ma andiamo... a scoprire intanto ancora cosa sta succedendo sempre nel posticipo e poi messaggi con il nostro Davide. Posticipo che è ancora sull'1-1 dopo il gol di Dybala poco prima della fine del primo tempo. L'altra un'azione che ha visto Morata recuperare un pallone, passaggio per Zaccaria aperto per Dybala, quindi Juventus è portata sul pareggio. Adesso ci sono state un paio di iniziative della Juventus, tra l'altro la vicinissima raddoppio con Morata, con Consigli ha fatto una mega paratona. Per adesso insomma la partita sta giocando alla pari, perché Sassuolo comunque sta cercando di riprendere un po' terreno. Da segnare che è entrato Vlahovic poco fa al posto di Dybala e ha fatto anche un altro cambio alla Juventus, ha messo Chiellini al posto di Rugani. E messaggi sì, ce ne sono parecchi, diciamo, anche sulla questione relativa a quella di Italiano. C'erano infatti se questa clausola che è venuto fuori insomma il discorso oggi, se secondo noi come deve essere gestita in vista della prossima stagione. Poi c'erano se Italiano, questa è una critica anche secondo me che lascia tempo dentro, Italiano ha sbagliato sport, lui gioca a pallamano, non a calcio, non è Guardiola, è l'allenatore più sottovalutato della Serie A. Secondo me invece, dice questo telespettatore, Nicola è quello più sottovalutato. Sono visioni insomma di vario parere. E poi non è che ci si trova all'ultima giornata a giocarci l'Europa alla Juventus di questo passo, ci chiedono. Insomma, potrebbe essere. Potrebbe fare una domanda partita. A sé. Potrebbe essere. Ti fermo un attimo però, perché prima dobbiamo andare in pubblicità, così almeno poi dopo riprendiamo sicuramente con la domanda e anche la vicenda di Italiano. Però volevo anche dire che ho visto un messaggio per il nostro Marco direttamente da Dublino. Non l'ho visto. Io l'ho visto, dice. Vabbè, Marco, punzecchi, che è successo? No, fermatelo, non deve fare più pronostici. Impedite a Marco di fare pronostici. Ora, che ci sia qualcosa con quel 3-6-9 3-6-9 sono fermato ora a te. Vedi? Dovrebbe essere 6. Ora chi se lo sarebbe aspettato? Vedi. In 3-6 era non sicuro. Non è passato inosservato. Diamo la linea alla pubblicità e ci vediamo tra pochissimi minuti. Bene, ci siamo lasciati con molti messaggi sul tema di Italiano, ma prima c'era una domanda direttamente tra opinionisti in studio. Marco, avevi una richiesta da fare a Seba. Volevo fare una domanda a Seba. Sì. Secondo me cambio dell'allenatore, di procuratore da parte di Italiano, può essere anche una promessa che gli viene fatta dal procuratore per portarlo in un top club o di migliorare? Tutto è possibile, potrebbe anche essere un procuratore che magari potrebbe fare un rinnovo importante a Italiano nella Fiorentina, perché obiettivamente se posso dire la mia su Vincenzo, sta facendo bene in una piazza importante come Firenze, una piazza che comunque gli può portare prestigio, perché la Fiorentina è una squadra che in tutto il mondo, in tutta Europa comunque la conosciamo, sta crescendo insieme alla Fiorentina il suo valore di allenatore. Pensare che l'anno prossimo lui
può andare via, sarebbe, per me sarebbe stupido, sarebbe folle. Lui deve andare avanti su questo progetto con la Fiorentina, ovviamente la società deve essere anche lei, deve migliorare, esattamente, cioè. Ma io se vedo la prossima stagione la Fiorentina, insomma il primo acquisto da fare è Vincenzo Italiano, se vogliamo continuare su questa linea qua, perché sta facendo bene. Comunque quello che mi piace anche di lui, che lui ha capito la piazza, lo vedo nel suo modo di gestire la partita in panchina, esultare, sì. Lui ha capito, e io penso che anche la piazza c'è un feeling. Questo feeling che sarebbe, insomma, da allenatore sarebbe veramente un peccato perdere questo, perché oggi Italiano è un allenatore che sta crescendo, sta diventando un buon allenatore, in prospettiva futuro può diventare un grande allenatore, certo. Ma oggi pensare che l'anno prossimo lui è da grande squadra, folle. Per me è troppo presto. Troppo presto. Adesso ci sarà anche, incrociando le dita e facendo il tifo per la Viola, un'eventuale esperienza in Europa, anche per lui è importante, perché lui non l'ha mai vissuto da allenatore, questo. Partendo da Trapani. Anche questo è un passo in avanti l'Europa, certo. Perché non è facile da gestire una rosa... Europa, Coppa Italia, campionato, bisogna gestire tre fronti e tante esattamente ore. Sarebbe penso opportuno che lui provi questa esperienza. Ma poi non si può distruggere un percorso fatto da annualmente ore e poi lasciando andare. Però io penso che la domanda provocatoria sua non è perché i provocatori sappiamo. Tutto è possibile nel mondo del calcio, sai, se cambi il procuratore ne prendi uno magari di nome pesante nel mondo del calcio. Ti propone. È un segnale comunque, è sì, un segnale, perché o non si trova bene o perché comunque gli obiettivi, e sicuramente da quello che ho capito c'è, ha firmato un anno con opzione, sì, giusto? Sì. Quindi ci sarà da discutere, penso a breve, è il futuro di Italiano. Sicuramente vorrà vedere il progetto, vorrà vedere qui sta la società. Bisogna vedere quante carte li lasciano libere per un eventuale mercato, un'eventuale costruzione di una squadra competitiva anche in prospettiva Europa. Che anche secondo me la cessione di Vlahovic a gennaio lui non l'ha presa. Vedi, anche l'ha presa situazioni... bene, ma è normale. E a proposito di questo, sì, perché guarda, io dal mio lato destro, in realtà, prima di farti fare le domande, tanto lo so dove vai a cadere, so che Davide non l'ha presa molto bene questa notizia che è uscita su Vincenzo Italiano, forse perché sono stati sbagliati un po' i tempi. Sì, diciamo che più che altro, a mio modo di vedere, si parla comunque di 10 milioni, è una clausola, insomma, che ti mette a riparo da quelli, dai top level, cioè le grandi squadre chiaramente ce l'hanno da spendere i soldi, quindi capisco che ci sia, però ora... non mi immagino il Napoli che vada a esonerare Spalletti, e comunque gli costa Spalletti, e vada a pagare 10 milioni per prendere Italiano. Mi sembra uno scenario abbastanza, cioè, non plausibile da come la vedo io. Poi, nel senso, tutto ci sta, abbiamo capito che comunque le ambizioni europee magari ci sono, e su questo sono convinto che Italiano voglia fare il possibile per raggiungere il traguardo. Poi il fatto di aver preso Ramadani come agente magari ti fa capire che le ambizioni sono ancora più alte, però per un futuro più lontano, non nell'immediato. Chiaro, c'è questa clausola che, ripeto, a mio modo di vedere è proprio per tenere a distanza le squadre, comunque magari appunto anti grandi club, proprio così. Gli occhi un po' su Italiano, sì, ci sono. La Fiorentina ha capito, insomma, in certi casi con i procuratori bisogna tutelarsi, e quindi cerca di fare il possibile. Però ecco, non vedo un Napoli, cioè quello che abbiamo letto oggi, mi sembra tutto, insomma, abbastanza frettoloso. Poi sinceramente io penso sia molto meglio a oggi lavorare a Firenze che a Napoli, sicuramente. Da allenatore, per la tranquillità, la serenità, anche se Firenze ritengo che sia una piazza molto calda, sì, perché il tifoso è presente, si fa sentire, la polemica c'è sempre, insomma, è anche un po' il bello di questa città, di questa piazza, ma non quanto giù a Napoli, insomma, lo stiamo vedendo. Poi sono abituati a rimanere sempre in alto. A Napoli anni. È quasi l'obbligo di vincere. Esatto. Beh, comunque a Firenze la prospettiva di creare un qualcosa di importante c'è anche, lo stiamo vedendo con la costruzione del Viola Park, che comunque è una realtà importante e che potrebbe sicuramente rivoluzionare un po' anche tutto quello che è il modo di vivere la Fiorentina, da partire dal settore giovanile, che in questo momento sta un po' soffrendo a Firenze. Seba, ho avuto la fortuna di visitare
questo progetto che sta andando avanti, insomma, poche settimane fa. Sono rimasto, ho visto i progetti cartacei, ho visto i progetti, però sono andato a vedere dal vivo, sono rimasto a bocca aperta. Io credo che a oggi, a progetto finito, penso che non ci sarà una squadra al mondo con un impianto così, così importante, così di qualità e così veramente dove... 10 campi, cioè. No, guarda, io sono, vado ogni tanto a vedere, non c'è una squadra oggi al mondo che abbia una struttura genere. Così che ti permetterà di ospitare la prima squadra, il calcio femminile, il settore giovanile, certo. Le scuole per il settore giovanile, il convitto, gli alberghi. Importante, cioè, anche questo. Esattamente, molto importante, molto importante molto perché importante. Se vogliamo ritrovare un vivaio, sì. Cose che spero che l'Italia comunque riproponi una cosa del genere, perché io credo che in Italia i ragazzi di qualità ci sono, però non li sfruttiamo, non gli diamo fiducia. Io penso che le società oggi non danno fiducia abbastanza a questi ragazzi promettenti. Bisogna ricreare delle strutture, come lo sta facendo la Fiorentina, per permettere di far ulteriormente crescere questi ragazzi e da lì riproporli subito alla prima squadra. E averli lì... Li hai lì, li vedi. Aumentare le possibilità. Esattamente. La prima squadra, vedano i giocatori della prima squadra. In quella maniera ti dà un 7-8 punti in più. Ma sicuramente punti in più molto, ci sono. Molto probabilmente. Io guarda, io sono arrivato a Firenze, c'era i campini. Sì, c'erano due campi. Due campi e basta, spogliatoio allo stadio, insomma, attraversare a piedi. Esatto, e nonostante quello abbiamo fatto, penso, delle cose importanti. Delle cose importantissime. Io penso che i ragazzi che potranno usufruire e godere di quelle strutture si dovranno sentire veramente dei privilegiati. Ma sicuramente. Perché veramente è una struttura che ti mette nelle condizioni... non di far bene, di più ristoranti, veramente, guarda, veramente sono rimasto a bocca aperta. Vai anche a risparmiare come società, perché il convitto in certe situazioni poi costano dei soldi. Ma dai 110%. No, ma ai tempi di Serra, insomma 2005-2006, io ho seguito il settore giovanile per 19 anni e vedevo un pulmino partiva e andava a Fiesole Caldine, l'altro a San Marcellino, l'altro alla Trave, insomma ti ritrovi a avere pulmini che girano e non hai mai, ma poi soltanto i campi molte volte era terra, capito? Si andava a vedere gli allenamenti proprio per farci le foto e gli autografi con noi, perché attraversavano la strada a piedi. Ce lo raccontavamo a Lucci in diretta, Celeste Pin. Ti dico solo che ho visto, hanno fatto un campo specifico solo per i portieri. Quando ho detto così, ho detto guardate, mi metto a dieta, adesso voglio ritornare almeno a vivere questa cosa qua, di avere un campo tutto per noi. Per uno spettacolo. Lì ha fatto un lavorone. E poi sono sicuro, perché molti hanno dato addosso allo stadio. Lo stadio quando sarà finito, perché il fulcro lì dello stadio Franchi è la bellezza. Io sono veramente contento di vedere lo stadio. Sono convinto che quando sarà finito, la gente dirà alla fine è bello. Poi ci sarà posteggio, allargheranno tutto alle parti. E troveremo altre polemiche, altri problemi. Altre polemiche, questo è bello un po' di... Ma ce n'era già un'altra subito, era subentrata quella sul nuovo logo. Esatto. Sì, è un continuo. Che progetto è di più brutto. Teniamo caldo sempre l'ambiente. Allora io volevo domandare a Seba. A proposito dei giovani, mi immagino. A proposito dei giovani, come ne abbiamo lanciati tanti da questa nostra trasmissione, tutti gli anni sono sempre arrivati, qualche calciatore è arrivato sempre nella rosa della Serie A. Io voglio dare un giudizio su Cabral, anche se per me è troppo presto, perché i gol li ha fatti, anche se è Basilea, anche se è campionato svizzero, però la qualità l'abbiamo vista e come ha fatto certi tipi di gol. Poi i difensori saranno più allargati in Svizzera, però insomma la Svizzera la vediamo che ai mondiali e qualcosa varrà. E poi un giudizio anche su Riccardo Sottil, che molti mi danno addosso, molti mi dicono se non lo mette qualcosa ci sarà, però le qualità ci sono, che è un ragazzo che ha gamba, un ragazzo che salta l'uomo, uno dei pochissimi, ora è stato messo un po' da parte da Italiano, che è un giudizio su questi due calciatori. Cabral ne abbiamo parlato insomma oggi tutti insieme, fuori onda, è un buon giocatore, ma io sinceramente non penso che Cabral, anche se lo tieni, anche se continua a fare quello che fa, ti farà 15-20 gol all'anno.
non è il giocatore che ti farà, non la è la seconda punta, esatto, diciamo. No, eventualmente bisogna mettergli accanto uno che i gol li fa, perché comunque lo vediamo fisicamente molto imponente, a volte magari anche sembra un po' macchinoso, sì, però comunque fisicamente lo vedi bello tosto, bello impiantato, quindi messo nelle condizioni magari di servire un altro che comunque un 15-20 gol te li può fare, può essere un giocatore molto utile. Poi penso che possa ancora crescere, un margine di crescita ancora importante. È giovane. Per arrivare a Sottil ho visto poco. Per esprimere un giudizio su questo ragazzo, sicuramente un ragazzo che ha delle qualità, perché se oggi in Serie A e nella rosa della Fiorentina le qualità ce li ha, non vorrei sbagliare, poi magari mi sbaglio, ho l'impressione che lui stia pagando, sembra, a volte sembra disinvolto in campo, è una questione penso di atteggiamenti, poi magari mi sbaglio, non vorrei dire una cavolata, però anche con l'Empoli, torniamo perché l'ho vista, ero lì, quindi mi permetto di dire, quando è entrato l'ho visto veramente disinvolto e poi c'è quell'occasione da gol che bastava passarla, ha voluto, e lì capisci che il ragazzo probabilmente in questo momento non è molto sereno e si respira in campo. Ha bisogno di fiducia. Se lo metti quando manca un quarto d'ora, diciamo, però pensa che sia minuti. Più una questione di atteggiamento che di qualità, perché le qualità comunque quando accende la lampadina vediamo un ragazzo che ha delle qualità comunque importanti da Serie A. Certo. Probabilmente è giovane e deve crescere anche da questo punto di vista, penso. Una seconda punta l'avevamo, è stata mandata via, che è Simeone, perché secondo me Simeone è uno che fa senza calci di rigore, a parte l'anno che ha fatto 6 gol, che era un po' tutta la squadra. Simeone è uno che fa dai 10 ai 15 gol al campionato, però da qua, seconda punta. L'avevamo. Qua. Il primo anno ha fatto 14, può essere 14 che non fosse sereno. Il secondo ne fece 6, 7, 8 gol in Coppa Italia, a parte fu tutta la squadra. Però come seconda punta se ne vede pochi e giocano in due punte, come seconda punta secondo me sarebbe stato ottimo. Però vorrebbe che l'italiano cambiasse modulo. Gioca una punta, con gli esterni, sì, però mi piacerebbe rivedere non... una squadra con due punti, come abbiamo sempre avuto negli anni passati. Secondo me non lo cambierà a modo, assolutamente no. Quindi Marco, ti devi mettere chi l'anima vivrà in pace. Per tornare invece a parlare dei portieri, prima abbiamo parlato di Dragoschi, che si è dato un po' come partente, giustamente tu dici Seba, prima di guardare a chi deve arrivare, a chi deve partire, è bene centrare l'obiettivo quest'anno, però intanto guardandosi un po' intorno, in questo momento in Serie A, quali vedi come portieri migliori? Non per la Fiorentina, no, perché no, no, come ho sempre, sempre detto, bisogna rispettare il lavoro che stanno facendo i ragazzi, c'è un obiettivo da raggiungere, quindi non andiamo a turbare questa serenità parlando di altri portieri, perché comunque c'è ancora qualcosa da giocare. Ci sono dei portieri molto interessanti, ho visto il portiere dell'Empoli, Vicario, che è un ragazzo molto interessante, ho visto anche il ragazzo della Cremonese, che mio figlio gioca nella Cremonese, quindi sono andato a trovarli, è un ragazzo, poi ho parlato un po' con lo staff, in prospettiva futuro può diventare veramente un grande portiere questo ragazzo. C'è delle voci per qualche squadra di Serie A che lo vorrebbe. Da seguire, non parlo di Fiorentina, da seguire in generale, perché sicuramente la Cremonese gioca una promozione in Serie A, però io penso che ci sono delle squadre che comunque lo stanno già guardando, e quindi e lui credo che appartiene all'Atalanta, e quindi comunque ha già una squadra di Serie A alle spalle, però sono dei ragazzi, io sono due anni che vedo dei segnali di questo Meret, ogni tanto vedo fare delle parate che ricordano un po' le mie parate, quindi ho detto wow, mi piacerebbe vederlo giocare un campionato intero per vedere se veramente un portiere affidabile, lo vedi in una stagione, non in 3-4 partite, quindi ho visto degli spunti positivi, solo che oggi non ha questa continuità di gioco perché gioca poco,
gioca un po' sì, un po' no, e oggi quindi non posso più esprimere un mio giudizio, perché vorrei vederlo in una stagione completa per avere un'idea. Lo giudichi lì in una stagione completa? No? Sì, lo vedo una parata, lo vedo su un errore, lo vedo su un episodio e dico quello che vedo, però oggi il mio giudizio non è giusto, perché lo vedo poco. A me piace molto Magnan del Milan. Sì, no, Magnan è bravissimo. Non è un ragazzino, è un portiere. Sì. È un portiere che anche lui arriva da molto lontano, perché stava nel Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain non ha mai creduto in lui, se ne va, poi è andato nel Lille. Lille ha fatto una stagione da protagonista assoluto, perché vincono lo scudetto. E poi lui veramente ha fatto una signor stagione. Sono stato molto sorpreso, perché arrivare al Milan, insomma, che c'è una storia di scuola portieri straordinaria, in una piazza così importante, da straniero, insomma, tutte le componenti, per dire ci vorrà un tempo di adattamento. È arrivato 3 partite, si è preso in mano proprio tutto il Milan. Vero. A livello carismatico, gestisce tutto il reparto. Portiere che comunque ha delle qualità mostruose e ha un carattere forte. Questo è oggi quello che mi impressiona di più di lui, che ha un carattere così forte, così sicuro. Di quello che fa, che quando importa respira questa serenità, un po' per 2 anni quello che faceva Dida negli anni del Milan. Dida per un paio di anni lo vedevi, sembrava un pezzo di ghiaccio, e tu vedevi che non gli poteva succedere niente, capito? E rivedo un po' questo in meno, probabilmente perché lo allena anche Dida, sicuramente lo starà consigliando bene, però è un portiere importante. Senti, prima che abbiamo già mangiato un attimino un po' di pubblicità, due notizie anche su quello che è successo su Tacconi. Posso? Grazie, infatti, perché sono in contatto, allora, sono in contatto diretto con la famiglia, con il figlio. Volevo mandare un grande abbraccio a Stefano e alla famiglia. Come sapete, ha avuto un malore molto grave. È stato operato, le condizioni a oggi sono stabili, non è fuori pericolo, però l'intervento è andato bene. Sta riassorbendo. Esatto, stiamo incrociando le dita, a prescindere dalla fede calcistica, che sappiamo che da dove arriva. Gli mandiamo un grande abbraccio, perché lo conosco anche molto bene, e insomma, forza Stefano, sei stato un campione in campo, adesso tira fuori questa grinta fuori dal campo e vogliamo rivederti presto con noi. Un grande abbraccio a Stefano. Certo, noi ci uniamo a questo augurio e speriamo davvero di rivederlo presto nelle migliori condizioni di salute possibile, quindi lo aspettiamo. Diamo la linea alla pubblicità, torniamo tra poco per seguire gli ultimi minuti tra Sassuolo e Juventus e poi per parlare un po' più approfonditamente anche di quella che è stata la carriera di Sebastian Frey. A tra poco. Bene, allora il risultato della partita è ancora fermo sull'1-1, si stanno effettuando alcune sostituzioni da ambo le parti. David? Sì, tra l'altro una partita che resta comunque aperta, perché ci sono state occasioni per entrambe le squadre, 2 del Sassuolo, per il quale appunto sono entrati prima Djuricic e De Frel, ne ha avuta una Frattesi che ha colpito di testa vicinissimo alla porta, uscito di pochissimo, un'altra Djuricic che ha servito Scamacca a spalla della porta, però diciamo c'è stato un errore di valutazione in occasione del tiro di Scamacca. Ne ha avuto una anche la Juventus con Rabiot, anche lì consigli decisivo, e per la Juventus è uscito Bernardeschi, è entrato Miretti, è uscito anche Frattesi per il Sassuolo, è entrato Matteo Sacchi, che è proprio in questo momento c'è stato il gol della Juventus adesso con Kin. Quindi ragazzi non mollano mai, non mollano mai. È appena entrato Kin, no? Sì. Quindi Kin ha posto Murato, è entrato un po' fa. Marco, guarda, per dimenticare subito questa parentesi, andiamo a scoprire quali sono i top della settimana, così bypassiamo questo triste momento. Meglio. Sigla e poi parola a Marco Mordini per i top.
Allora, per il nostro consueto, la consueta rubrica settimanale dei top della settimana, questa volta voglio partire anche con un po' di ricordi ai nostri ragazzi e voglio mettere in risalto il nostro Fabio Ponzi, che ha giocato in primavera alla Fiorentina e purtroppo l'anno scorso la Fiorentina l'ha proprio ceduto a titolo definitivo al Modena. Ha fatto 10 anni in viola perché è arrivato dai Pulcini, è arrivato in Fiorentina, è stato molti anni, a me è sempre piaciuto come terzino e un grande abbraccio perché col Modena al primo anno dei professionisti lui insieme a tutta la squadra hanno condotto la società Modena dopo fallimenti e tutto ritornano in Serie B, sicché Fabio veramente ha fatto una grande annata, ha fatto 24 presenze al Modena, ricordiamo che ha vinto le ultime 3 Coppe Italia della Fiorentina Primavera, è un nazionale perché è arrivato, ha fatto tutte le trafile arrivando insieme a Bollini allenatore fino all'Under 20 e ricordiamo non ha mai esordito in Serie A, ma Iachini lo ha convocato sia per la Coppa Italia che per il campionato, però per ora è un momento, ma ci arriverà piano piano. Che un grande abbraccio a Fabio Ponzi, che lo aspettiamo qui in diretta da noi quando poi tornerà in quel di Viareggio, che ho già fatto un po' di contatti per vedere se viene qui in diretta da noi. Passiamo anche, parlavamo di Sottile, non possiamo non parlare del babbo, perché Andrea Sottile ha battuto un record che resisteva da 44 anni con la vittoria del Parma dell'altra settimana, nessuno c'era riuscito prima, era solo l'Ascoli dei record di Mimmo Renna e nella stagione 77-78 si era fermato a 9 vittorie fuori casa. Chiede Andrea, che sta facendo benissimo, infatti dove va Andrea colpisce molto bene e l'Ascoli quest'anno con 59 punti al 7° posto a 2 giornate alla fine e farà sicuramente fa i playoff per vedere di portare il ritorno dell'Ascoli in Serie A. Che un grande applauso anche ad Andrea Sottile. Poi bisogna anche ricordare l'impresa del Sud Tirol, che per la prima volta su una società che è partita dalla terza categoria, per la prima volta è in Serie B, non era mai successo nella storia del Sud Tirol. Pensate che ha un record clamoroso, non so se avete letto, ha fatto 90 punti con soltanto 27 vittorie, 9 pareggi e 2 partite perse, ma quello che è clamoroso con 2 sconfitte. Io credo che 2 sconfitte con 9 gol subiti, non 2 sconfitte, le sconfitte l'ho già detto, con 9 gol soltanto subiti, 49 fatti, che è anche basso come media, però ha subito soltanto 9 gol. Credo che negli ultimi forse 100 anni ritroveremo una squadra. E questo allenatore Javor Cic è un croato che ha giocato anche nel Brescia, Crotone, Atalanta ed è partito alle giovanili del Brescia. Che è veramente un grande applauso a questa società che con i mezzi sì, che poi tranquilli. Avevo letto, sono partiti proprio dalla terza categoria. Dalla terza categoria, certo. Terza categoria. Che hanno fatto un grande salto ed è gestiti bene. Insomma, vincere un campionato con 90 punti davanti al Padova e voleva ritornare in Serie B. Poi per finire, per concludere, anche questa foto è emblematica perché ricordiamo ecco, un grande abbraccio, come ha detto Seba, a Castrovilli. E qui vediamo ieri il compleanno di Luca Ranieri, nei nostri studi, nella trasmissione sono venuti nel 2017 a ricevere questo premio, li abbiamo lanciati sicuramente, un grande abbraccio a Castrovilli che subirà questi 10 mesi per un ritorno alla grande Fiorentina e un grande bocca al lupo, e poi a Ranieri che ha fatto ieri veramente una grande partita contro sì. di noi, contro di noi. E giocano in Serie A tutte e due a grossi livelli. Bene, questo per quanto riguarda i top della settimana selezionati dal nostro Marco Mordini. Allora, adesso andiamo a fare un po' invece il punto, vedrete delle immagini anche nel corso dei prossimi minuti che ci ricordano le tante imprese, principalmente con la Fiorentina, però anche in realtà ce ne sono tante altre, quindi vestirai ovviamente nelle immagini anche maglie diverse, però Seba, io
Intanto vorrei partire da sapere cosa fai adesso, dopo che hai lasciato ovviamente il mondo del calcio, di cosa ti occupi, oltre ad occuparti anche di vini, perché so che comunque sei anche un produttore di vino. Sono qua apposta. No, sì, i vini sono sempre stati una mia passione, quindi ho deciso di intraprendere questo percorso insieme a Fabio Cordella, che è il proprietario della cantina. I miei vini sono pugliesi, tranne uno che è un Chianti, quindi della Toscana, non poteva essere altrimenti. No, mi piace, sto scoprendo delle cose belle, è molto impegnativo perché ci sono tante cose da fare, tanti impegni, tanti eventi. Ce ne saranno prossimamente anche qualcuno qua a Firenze, uno ho già fatto. E mi piace, poi insomma... Adesso ci sono un bel po' di partite, visto che dopo il Covid aveva bloccato tutti gli eventi, ci sono un po' di partite di esibizione da fare, belle, molto belle. Poi c'è adesso, prima del Mondiale, faremo una tappa di 12 giorni con la FIFA a Doha, che c'è un torneo di leggende, sarà interessante insomma per promuovere il Mondiale. Certo. E niente, guarda, alla fine sono molto più impegnato adesso che di quando giocavo. Sì, sono sempre in giro, no? Mi piace. E ti piacerebbe tornare a far parte del mondo del calcio, magari proprio nella Fiorentina? E se sì, in quale veste? Allora, nel mondo del calcio, vale a dire allenatore, dirigente, no? Perché oggi ritengo, con quello che ho vissuto, ho avuto la fortuna di conoscere la Serie A più bella del mondo, penso agli anni dove sono stati anni straordinari, con grandi campioni, con dei valori. Oggi ritengo che il mondo del calcio mi appartiene sempre meno, perché vedo che oggi il calcio è diventato un prodotto marketing, solo business, non è più questa passione, insomma... E lo vedo da tanti dettagli, quindi il calcio concreto no, perché non ho questa passione. Ho sempre detto che se dovessi tornare un giorno in una società per avere un ruolo che può essere, non so come dire, ci sono tante cose da fare in un club per poter far crescere il club, rappresentare il club. Se io dovessi un giorno rientrare nel calcio sarebbe solo a Firenze, se no la mia vita insomma l'ho costruita bene, posso fare tante cose, posso vivere una vita comunque adagiata e mi ritengo fortunato da questo punto di vista, quindi vado avanti così. Ovviamente la Fiorentina c'è questo legame speciale con la piazza, con la città, anche con il club, anche se la proprietà è cambiata. Ho proposto già un po' di cose in passato, loro sanno cosa avrei piacere di fare o di rappresentare. Insomma, sarebbe bello rappresentare attraverso il passato, magari non glorioso di titoli, ma glorioso di campioni. La Fiorentina, certo, ha avuto così tanti campioni. Perché non rappresentando in giro per il mondo attraverso il passato della Fiorentina, insomma, sarebbe bello il presente e il futuro. Questa è un'idea che abbiamo, una cosa che insomma io penso che prima o poi comunque lo dovranno fare, lo fanno tutti i grandi club. Certo. Dal momento che lo rifaranno o lo faranno, vuol dire che la Fiorentina diventerà un grande club. Sarebbe anche bello. Per i giovani. Assolutamente, io penso che la Fiorentina è un'istituzione. Chi indossa la maglia della Fiorentina, ma può essere anche i grandi club, posso del Barcellona, certo, ci sono questi club dove comunque il ragazzo che indossa questa maglia deve sentire cosa rappresenta, una città alle spalle che è sempre dietro, una squadra che ha avuto dei campioni mondiali, insomma, non voglio andare troppo in là, ma il nostro Giancarlo che rappresenta la Fiorentina. Giancarlo poi siamo arrivati a una generazione di Batistuta, Rui Costa, che questi sono stati giocatori che insomma hanno vinto tanto, hanno rappresentato il calcio mondiale per eccellenza e hanno indossato la maglia. Dunga, Socrates, insomma non voglio fare l'elenco perché è veramente ampio, e ad arrivare magari alla mia generazione che comunque Toni, Musu, esattamente, di tutto rispetto, ci sono stati dei grandi giocatori. Quindi sarebbe, se io chiudo gli occhi e sogno un giorno un ritorno a Firenze, sarebbe questo, ecco.
Sì, no, mi hanno colpito anche le parole, che un po' alla Baggio, le ha detto Sema, no? Perché ha detto bene, perché c'è una tua intervista dove parla anche dei giovani, che mi ricordo sempre Dario Dainelli, quando uscivamo insieme, parlavamo, e ci rimase non tanto bene quando andò a Empoli a trovare dei bambini, la prima cosa che gli fu chiesta quanto guadagni, esatto, e che macchina hai. Esatto. Insomma, bisogna ricominciare un attimino a ridare valore al gioco del calcio, non solo per i soldi, ma anche per la passione. Io un po' quando, per tutto. Non so se vi ricordo, quando ho smesso ho fatto un'intervista dove ho dichiarato che mi ritiravo nel mondo del calcio e ho detto il perché comunque ero stanco psicologicamente, un mondo che mi ha dato tanto, ma è un mondo che ti spreme psicologicamente, certo, comunque tanto. Certo. E mi ho detto perché oggi quando entro in uno spogliatoio, sono stato capitano in tante squadre e sono stato anche nello spogliatoio un leader, ho aiutato sempre i giovani perché comunque hanno bisogno di essere aiutato e penso che all'epoca ascoltavano. E gli ultimi anni giocati che della mia carriera, vedevo i ragazzi che erano più, si sentivano più importanti in base ai seguaci sui social, sì, o è vero, se lo sponsor gli faceva la scarpa col nome. È vero. Se lo sponsor gli faceva, si sentiva, ma non aveva mai giocato in Serie A, sì, però si sentiva comunque importante. È vero. Cose che noi nella nostra generazione, prima di essere considerato un grande giocatore, nelle stagioni le dovevi fare, dovevi dimostrare, confermare, riconfermare. Certo. Ok? E oggi con tre partite io sento della gente definiscono un ragazzo un campione. Non è così, perché no, facciamo del male a questo. Io durante il lockdown, visto, facevano le dirette. C'era una diretta fra Okaka e Totti, sì, ti ricordi Okaka? Sì, e Okaka disse che quando giocava lui, con i primi soldi, subito il giocatore giovane doveva comprarsi la bella macchina, subito, per, sì, farsi sentire, certo, che lui era un giocatore già arrivato. Certo. Magari anche per farlo vedere, cioè, sì, pensando, sì, sì, che questo fosse... Babacar fu uno di quelli che arrivò alla prima convocazione di Prandelli con 30 minuti di ritardo, rimase a casa. Baba gli vogliamo bene, è stato un ragazzo speciale, ma gli vogliamo bene, un bravo ragazzo. Baba sì, è stato forte. Se tu dovessi scegliere un ricordo per ogni squadra dove hai giocato in Italia, quale ricordo ti porti nel cuore? Beh, Inter, la mia prima esperienza, ho avuto l'onore di giocare con Baggio, Ronaldo, questi extraterrestri che esistevano nella nostra Serie A anni fa. È stato veramente emozionante allenarsi tutti i giorni, confrontarsi con loro e poi giocare insieme a loro. È stato veramente un grande onore e mi ha aiutato a crescere veramente molto velocemente, perché oltre ai campioni erano anche molto umani. L'Elas Verona è stata la rampa di lancio, perché quella stagione è stata straordinaria. Sono stato eletto miglior giocatore del campionato, miglior portiere, sì, ovviamente poi l'Inter mi ha ripreso. Poi sono arrivato a Parma, città bellissima, mi ha permesso di crescere umanamente, lavorare bene. Poi ho vinto il mio unico trofeo, che è la Coppa Italia. Quindi Parma me la porto nel cuore. Firenze, guarda, vedo che il tempo è scaduto. Firenze ci vorrebbe tutta una trasmissione intera televisiva per raccontare l'emozione. Sì, con grande piacere. No, guarda, Firenze ho un grande rimpianto, ma penso tutta la mia squadra, la mia generazione, di non aver vinto niente. Per il gruppo che eravamo, per l'emozione che abbiamo di nuovo trasmesso alla piazza, per il fatto che noi possiamo dire abbiamo riportato in Europa, ma veramente in alto, la Fiorentina. È vero. In Champions League penso che tutti ci temevano e penso che abbiamo dei ricordi, insomma, verità. Liverpool, Bayern, insomma, purtroppo un po' spiacevole, ma perché ci sono stati degli episodi strani. E poi la sconfitta in semifinale di Coppa UEFA. Questa veramente è stata per noi una grande delusione, perché quell'anno... Lì potevamo arrivare in finale. Sì, ma poi perdere così, 0-0 di là, sì, 0-0 di qua, i rigori proprio... Era giusto almeno arrivare in finale. Poi io penso con questo gruppo una finale non la perdevi. E sarebbe stato bello comunque... Noi siamo rimasti nel cuore della gente per quello che abbiamo fatto, per come ci siamo comportati. Bene. Però nell'almanacco della storia un giorno qualcuno non si ricorderà, perché noi non, il nostro gruppo non è scritto nei trofei viola. E questo ti devo dire, mi è dispiaciuto. Poi c'è stato il Genoa, ad una parentesi di due anni,
insomma, sono stato accolto molto bene, mi sono trovato bene, sono arrivato dopo, insomma, un'esperienza a Firenze unica. Sono arrivato, non dico a malincuore, perché ringrazio il Genoa, mi sono trovato bene e ripeto, mi ha accolto da campione, quindi ringrazio chi ha creduto in me. Io, se fosse per me, sarei rimasto a vita a Firenze. È stata solo la parentesi brutta a Genova con gli ultras. Sì, ma quello, sì, quello è stata spiacevole, però nonostante quello, comunque il tifoso è sempre stato presente. Io non ho niente da dire, sono sempre stato rispettato, quindi quello tanto di cappello. Mi dispiace dopo a ripensarci, perché avevo sempre detto che mi sarebbe piaciuto chiudere il cerchio a Firenze, cioè finirla mia... andare in Turchia. Sì, poi sono andato, ma in Turchia sono andato, guarda, perché a livello personale era un momento particolare, ero in pieno divorzio, sai, avevo bisogno di cambiare po' aria. Ho detto aria. O smetto, o se no voglio provare un'esperienza, mi è capitata questa esperienza che è stata comunque interessante, e poi dopo questo ho detto no, preferisco ritirarmi, perché il calcio è un mondo che rispetto tanto. Mi ha dato tanto, ho sempre detto che dal momento che mi pesa andare all'allenamento, andare in ritiro, è un segnale, perché io ho smesso, avevo 2 anni di contratto ancora, però ho detto, visto che il calcio mi ha dato tutto, io volevo finire con quell'immagine lì di un professionista serio che ha dato tutto finché ha potuto, fisicamente, psicologicamente, poi quando era il momento, ma sono contento perché oggi... Non c'è stato un giorno dove ho avuto un rimpianto, ho detto forse ho fatto una cavolata, e vuol dire che era il momento giusto. Hai uso con stile, insomma. Hai uso con stile. Esattamente, esattamente. E tra poco cercheremo anche di indagare e di scoprire perché c'è stato questo divorzio tra Sebastian Frey e la Fiorentina. Quindi se lo volete scoprire restate con noi, perché ci vediamo tra pochi minuti. Bene, allora siamo negli ultimi minuti e quelli che dedichiamo siamo in fermento perché abbiamo ancora tante cose da raccontare. Perché non andiamo avanti da dire fino a mezzanotte? Stasera potremmo fare una trasmissione fino a mezzanotte. Non ci basta il tempo. No, io ho un'idea migliore, invece gliel'hai detto prima tu, ma io gli rinnovo l'invito. Cioè, torni a trovarci, vero? Tornerò a trovarmi. Ecco, perché adesso non faremo in tempo a scoprire tutto, ma una cosa la dobbiamo scoprire perché ce la siamo detta prima della pubblicità. Come mai si è interrotta questa storia d'amore tra Frey e la Fiorentina? Cosa è successo? Ce lo puoi rivelare? Cosa sarà successo? Penso che già tutti lo sanno. Però ricordiamoci. È successo che purtroppo, sai, nelle società ci sono dei personaggi, delle persone con cui vai d'accordo, vai meno d'accordo. Io penso che a un certo punto ero diventato troppo, non dico un problema, ma ero troppo carismatico, troppo rispettato dalla piazza, e probabilmente questo a qualcuno ha dato fastidio. Ha dato fastidio anche il mio contratto, che sinceramente dopo il 2008, dopo l'Europeo, noi eravamo in Champions, insomma, e andava tutto bene. E praticamente sono arrivato dove si parlava di un rinnovo o con delle proposte concrete di top club europei, e ho detto guardate, oggi questa è la mia situazione. E quindi io ho detto cosa facciamo? Loro, insomma, all'epoca i Della Valle sono stati molto corretti nei miei confronti, mi hanno detto guarda Seba, se tu vuoi andare in un'altra squadra lo rispettiamo, ti rispettiamo e non faremo problemi e non sarà mai un problema. Però se vuoi rimanere, noi quello che ti possiamo garantire è un contratto da top giocatore europeo, quindi insomma senza entrare nelle cifre perché non ce ne frega niente oggi. Mi hanno proposto un rinnovo molto importante, mi hanno fatto sentire molto importante e ho detto a questo punto io rimango nella Fiorentina perché mi sono sudato la Champions League, noi ci torniamo ancora, quindi con grande piacere. Diciamo, l'attaccamento è esatto, ci siamo risposati con grande piacere, ne vado molto fiero. Però quando vedo che rinnovo poi 2 anni dopo non i Della Valle, qualcuno della società mi rinfaccia il fatto di avere un contratto così importante,
lì per lì mi ha fatto anche ridere, ho detto ma io non ho puntato la pistola a nessuno, certo. Cioè, anzi sono arrivato con delle proposte per far capire che comunque ero diventato un giocatore importante a livello europeo. Ho firmato, ho sposato la Fiorentina, ma non ho firmato io, ho minacciato qualcuno, ovviamente ho una proposta, ho accettato con orgoglio, non mi puoi rinfacciare questo 2 anni dopo. E da lì è iniziato insomma il declino del rapporto con un dirigente che mi ha portato, perché non volevo, mi sono sempre detto con il rapporto con la piazza non voglio diventare il problema di uno spogliatoio, il problema di una squadra, e ho, nonostante le piccolezze che mi sono state fatte, le cattiverie, lo sapete, insomma, sì, mi sono stati accantonati dei personaggi, mi hanno preso dei portieri per disturbarmi, finché sono stato bene ho sempre giocato. Però vedevo che si era creato veramente un rapporto brutto, e insomma fino all'ultimo ritiro a Cortina, dove veramente è stato psicologicamente non facile, ho preferito lasciare la Fiorentina perché sarei diventato il problema della Fiorentina, e ho detto anche per tutti i miei compagni e amici, ho detto non voglio questo. E quindi purtroppo le strade si sono separate, insomma. La mia storia d'amore calcistica è finita in un modo particolare a Firenze, poi il legame con la Fiorentina, con Firenze, certo, c'è sempre tutto. Stato e rimarrà, e vedo oggi l'accoglienza tutte le volte che torno qua a casa è straordinaria, bella. Quindi io penso che alla fine quello che ho, ma non solo calcisticamente, io penso anche a livello umano, penso che la gente ha sempre capito che io ho sempre rispettato la maglia, ma non solo la Fiorentina, tutte le squadre dove ho giocato, dove sei andato, ho sempre cercato di rispettare la maglia che ho indossato, sono sempre stato coerente, perché quando ci sono stati momenti dove ho battuto il pugno sul tavolo, certo. In certe conferenze stampe, certo. Dove ho sempre detto il mio punto di vista, certo. Che a qualcuno piace, a qualcuno no, però sono sempre stato sincero e onesto, certo. Io non ho mai tradito, non ho mai giocato con questa cosa qua, e oggi da come si comporta la gente nei miei confronti penso di aver fatto sempre qualcosa di buono. Io poi credo che personaggi come Sebastian Fresi, che è qui con noi, che lo diciamo perché è qui, come è stato Giancarlo Antonioni, sono quelle bandiere che secondo il mio punto di vista, poi in società parlano diversamente, ci vorrebbero in Fiorentina collegamenti che sono un'unione vera fra tifosi e ex calciatori, che fanno solo bene e fanno crescere la società. Come poi ha avuto anche un po' di rapporto non tanto con la nazionale francese, con Domenech. Sì, ma la nazionale è particolare, perché la nazionale ti meritavi molto di più, anche la nazionale è che purtroppo è una storia che è iniziata già dall'Under 21. Dall'Under 21 ha avuto un grosso problema col tecnico, perché mi ha mancato di rispetto, mi ha mentito, insomma l'Under 21 praticamente ero titolare prima dell'Europeo, e siamo arrivati a una settimana dell'Europeo, mi toglie completamente senza spiegazione, e la motivazione era, ma sai quello che c'era con te, è più vecchio di te, non posso fargli questo, ho detto, quindi lei mi sta dicendo che praticamente non è questione chi è più forte e chi sta meglio, è una questione che è favoritismo. Io ho detto mi rimandi a casa, perché io non sono così. Quindi c'è stato veramente e torno in nazionale maggiore, la mia prima convocazione è stata nel 2004. Bam, arrivo lì, chi è il tecnico della nazionale, lui, e da lì ho detto il mio percorso internazionale sarà molto particolare. E così è stato. Mi dispiace, perché è uno dei punti nella mia carriera che mi dispiace per il semplice fatto che per anni sono stato considerato uno dei portieri più forti d'Europa, però non ho mai avuto la fortuna e il privilegio di confrontarmi a livello internazionale, sfidare una Spagna con Casillas, un'Italia con Gigi, una Germania con Neuer, piuttosto Repubblica Ceca, Repubblica Ceca, sì. Che eravamo, i nomi erano quelli,
eravamo tutti nello stesso sacchetto, soltanto che loro avevano una vetrina internazionale, quello che probabilmente a me è mancata. È quello, sì. Se vai a vedere tutto, un po' mi dispiace. Ora hai ricordato questo, come da noi gli anni più belli, semifinali di Coppa Italia, semifinali di Coppa UEFA a quei tempi, due Champions, poi c'è stato anche l'anno di recupero con i 15 punti meno e saremmo arrivati terzi in campionato, insomma, e poi siamo andati in Coppa UEFA, insomma, sono personaggi che poi hanno fatto il bene della Fiorentina. Vogliamo mandare quel gol? Sì, mandiamolo, rivediamo. Mandiamolo quel gol, sì, della nostra grande regia di Liverpool, almeno ricordiamo un po'. Pasqual, Vargas prova il numero su Darby che resiste, poi però Vargas se ne va, mette dentro Gilardino, 2-1, la Fiorentina può sbancare Liverpool, Alberto Gilardino, 10 gol come Gabriel Batistuta in Champions League. Sotto la curva viola ad esultare Gilardino. Passati alla storia, perché nessuno in Champions aveva vinto a Liverpool, che è un risultato grandioso. 2-0 all'andata con Jovetic, doppietta Jovetic, e qui una grandissima partita. No, per tutto il percorso lì è un po' la ciliegina sulla torta, perché battere Liverpool là a Anfield Road in Champions League, nessuno c'era mai riuscito. Noi arriviamo la piccola della Champions, praticamente nel gruppo. C'era Lione, Liverpool, Lione, c'era forse Liverpool. il Debrecen, sì, esatto, però comunque i favoriti erano loro due, li abbiamo battuti tutti, cioè, capisci, questo vuol dire la forza del gruppo, la forza dei ragazzi, oltre la qualità. Certo, c'era molta qualità in questa squadra. Io uno che era veramente, e ho visto l'immagine, un leader silenzioso della mia generazione, è stato Jorgensen. Grande Jorgensen, è stato grandissimo. Guarda, mai una parola fuori posto, però il giocatore, ovunque lo mettevi, giocava, faceva la sua prestazione. Sacrificio per la squadra, e quando hai questi, la fortuna di avere questi giocatori, ma dici, non può succedere poco, niente, perché guarda, poi internazionale danese, insomma, sì, comunque sì, grande carriera, ma lui, Thomas Ufalusi, sì, Ufalusi, se ti faccio l'elenco, tu mi vieni a dire, in effetti, e tutta questa miscela ha fatto che... E poi Seba, c'è stato il gol clamoroso di Klose, che quello è stato proprio un gol. Questo fa capire che ogni tanto, purtroppo, e lo vediamo ancora oggi, ogni tanto c'è malafede. E guarda, ti racconto questo aneddoto. Dopo questo episodio qua, ovviamente, noi molto delusi, molto arrabbiati, e rientriamo nello spogliatoio, per fortuna per noi e per sfortuna dell'arbitro, c'è quel giorno lì, c'era Platini in tribuna. Sì, Platini. E ovviamente dopo la partita ci siamo incrociati e mi dice wow, come state? E io ho detto male, e mi fa l'ha fatta grossa. E dopo la partita è stato escluso, infatti, a vita di competizioni europee, infatti, quindi fa capire. Infatti. Ma quell'anno lì noi la Champions non l'avremmo vinta, no, e l'anno dove la vince l'Inter, sì, credo, no? Sì, l'Inter, vinse l'Inter. Esatto, l'Inter del triplette, sì, quindi molto più forti di noi. Però anche lì, passare questo turno, dire abbiamo battuto il Bayern Monaco, andavi a quarti di finale, cioè, capisci, sarebbe stato magico e penso meritato per tutto il percorso che avevamo fatto. Purtroppo è andata così, questo fa parte del calcio, e ce lo ricordiamo, sì, perché sì, tuttora, certo, quando vedo le immagini, mamma ferme, fa sempre male, sono rimasto un po'. Sì, qualcosa ti fa sempre dentro. Bene. Allora, visto che siamo in chiusura, questa sera abbiamo anche un altro premio, diciamo, che è in costruzione, e mi sembra che sia davvero bello il fatto che il nostro Sebastian Frey ha potuto onorare con la sua firma, sì, lo vediamo qua davanti, il concorso a cui partecipa la pasticceria, sì, Delizia. Marco, sì, vuoi dirci qualcosa su questo, appunto, questo concorso? Sì. Allora, vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori, che mi sembra una cosa... Sì. Dovuta, che sono Maurizio Melani
Massimo Cortini e Anna Maria Tossani. Gli è nata questa idea di creare questi eventi per esaltare le eccellenze soprattutto toscane e fiorentine, dove siamo già all'undicesima edizione della schiacciata alla fiorentina, poi è stata fatta la miglior colomba, ora ci sarà il miglior zuccotto dove io partecipo con il nome della pasticceria Delizia, finalista, poi ci sarà anche i mille foglie e la schiacciata con l'uva. C'è la pagina ufficiale su Facebook, che appunto è la migliore schiacciata alla fiorentina, e tutti gli anni ci sono questi 3 o 4 eventi proprio per valorizzare questi prodotti. Fra l'altro io avrò anche una piccola guerra in casa, perché parteciperà anche la mia compagna, pasticcera anche lei, quindi c'è proprio una sfida totale fra segreti, ricette, ce ne nascondiamo e tutto. E la finale sarà mercoledì 27 al ristorante dell'Anella in Piazza Ghiberti a Firenze. E speriamo bene, dai. Speriamo. Noi vi facciamo un grande in bocca al lupo. Pasticceria, e vediamo anche qua. Sì. Qui abbiamo fatto un cesto apposta per Seba. No, si mangia ora, no? No, perché mai visto dimagrito più un po' di cioccolata, tu dici che mi fa bene? Certo, certo. Farò questo sacrificio, dai. E poi pasticceria davvero, poi vedremo con Seba. Volentieri. Bene, allora noi ovviamente facciamo l'in bocca al lupo a Marco Duretta per il concorso. Salutiamo anche Vito e Fabio. Fabio, sì, e poi ringrazio tantissimo Sebastian Frey per essere stato con noi questa sera. Davvero ti rinnovo l'invito a tornare a trovarci. Adesso ci lasciamo tra l'altro con delle immagini ancora che ti riguardano, quindi i nostri telespettatori possono godersi ancora qualche parata che vorremmo vedere anche nelle prossime partite. Ci auguriamo di vedere, anzi non lo so, forse è meglio non vederle le parate, perché vuol dire che stiamo giocando un attacco. Difficile di trovare un portiere. Però ecco, è più che altro perché ci davi molta fiducia, e quindi speriamo davvero di potersi ripetere su questi livelli. Io ringrazio Marco Mordini, grazie Marco Duretta, grazie. Daniele Innocenti, David Fabri, grazie a tutti. Tutti voi che ci avete seguito da casa, vi rinnovo. Ringrazio veramente Seba e Roberto, anche l'amico Roberto Bertocci, che insomma, l'invito del grande Seba ci ha fatto molto contenti, lo aspettavamo davvero. Grazie davvero, Seba. Grazie per l'ospitalità, è stato un piacere. Io rinnovo l'appuntamento anche a tutti i nostri telespettatori a lunedì prossimo, sempre alle 21 con il Salotto del Calcio. Altre sorprese, eh? È vero, sì, ci sono tante altre sorprese. Un tecnico toscano. E poi possiamo anche dire che chi si è perso la puntata, certo, magari si è collegato all'ultimo minuto, ovviamente può rivederla sui nostri social, alla nostra pagina Facebook, già da domani. Vi auguro un buon proseguimento di serata e vi lascio con le immagini di Sebastian Frey.